no, adesso tocca a te a mimare. Tocca a me a mimare? Sì. Devo mimare? Allora fammi pensare, eh? Ecco, attenti, eh? E non sai anche che tenta di prendere il miele? No, è uno che acchiappa le farfalle. Si sbrighi, sa, perché le resta al massimo un minuto. Signor, si non mi fa venire l'angoscia anche quando gioco, lei. Attenti, attenti. No! È il Power Ranger che fa karate. Ma va, stai attenta. Tira. E dico le convulsioni. Le convulsioni? Ma no, guarda. Ci sono. È il bambino di mamma, ho perso l'aereo. Ma che aereo? Qui sto perdendo il fiato io. Ma non è mica difficile. Guardate bene, cosa sto facendo? Ma sta facendo l'eterno ragazzo coi capelli bianchi? Sia un po' più moderno, perché queste sono bambine di oggi, sa? E cosa devo fare per essere più moderno? Fiorellino? Adesso. Stai facendo Lorella Cuccarini? No, è Ambra! Sei Ambra spiccicato! Stai ballando! Balla! Ecco, brava! Balla è la prima parola. Seconda parola, eh? È un cane! È un lupo! Balla con i lupi! Finalmente ci siamo! Non ce l'hai fatta! Mamma, avevi indovinato, non c'è più bisogno che fai il lupo! Ma qual è il lupo? È che a forza di fare il cretino mi sono preso uno strappo alla schiena! Che male! Ti è passato? Ma sì che mi è passato, sto bene. Volete bene il vostro nonnino, vero? Caro, vi preoccupate per la sua salute, eh? Sai, sappiamo che giochi con noi per farci contente. Ma siccome che vuoi fare il ragazzino, un giorno potrebbe venirti un accidente. Tiè, ma come ti è venuta in mente questa stupidata, eh? Non è una stupidata, lo dice sempre Norma. Lo dice anche la signora Norma. E invece vi dico che giocare mantiene giovani. Adesso andate che si fa tardi, eh? Ciao! Salutate papà e mamma. Sì, fate un bel bacino ai gemellini, eh? Sì. Va bene! E se telefono a Federico, salutatemelo, eh? Va bene! Ciao, ciao, ciao! Ciao, mamma. Ciao, piccolini! Ciao, 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 ciao! Ciao! Signora Norma, per sua norma... Per sua norma mi aveva promesso di mettere le pattine. Guardi che pavimento oggi avete conciato, una cosa impossibile. Signora Norma, a parte le pattine, mi secca che le dica certe cose alle bambine. Ma scusi, è colpa mia se lei per giocare non sta un attimo tranquillino. Si agita come un serpente, quindi io devo rivolgermi a chi ha un po' più di buon senso. Signora, se io voglio agitarmi come un serpente, saranno fatti miei o no? Signora, poi senza le bambine qui è un mortorio. Io mi annoio, non ho niente da fare. Ma come sta lucidando il pavimento? Signora Norma, porca boia, parliamoci chiaro. Io mica mi posso immaginare il mio futuro sulle sue pattine, sa. Io ho delle energie da spendere. In confronto a lei, io sono ancora un ragazzino. Oh! Oddio che dolore. Non si azzardi a fare commenti. Si sieda. Cosa vuole che sia? Un intercostale? Faccio una tisana antireumatica. No, grazie. Mi è passato. Le sue tisane sono miracolose, sono una minaccia. Funzionano solo a nominarle. Di cosa stavo parlando? Del fatto che lei si annoia e che in confronto a me è un ragazzino. Sì, proprio, mi annoio. Forse dovrei trovare qualche cosa da fare, vede? Potrebbe aiutarmi, per esempio, ad appassarmi lo scotch. Ecco. Grazie, molto gentile. Prego. Io stavo pensando a qualche cosa di più interessante.
Poi non ho capito perché deve coprire questi poveri libri. Ha paura che prendano freddo, eh? Ma guardi che anche gli oggetti hanno un corpo, sa? Ah, se non ci fossi io, questo appartamento sarebbe un po' come lei, in stato confusionale. Scotch. Scotch, grazie. Se il mondo lo avesse fatto lei, sa come saremmo? Ah. Come quei libri, tutti uguali, a fiorellini con lo scotch. Ammetto che sarebbe forse un pochino monotono, ma certo molto in ordine. Sì, anch'io qualche volta ho pensato a un mondo così. Ma di notte, in sogno, in un incubo, dopo aver mangiato troppo. Senta, scelga lei una carta di suo gusto e li ricopra da solo i libri, che ne ho veramente bisogno. So io che cosa posso fare per non annoiarmi. Bisogna avere un hobby. Vede che parlando con me anche a lei vengono delle buone idee. Troppo buona. Potrebbe collezionare campanellini d'argento. Pensi che la contessa Patti Vigliani ne aveva più di 300, credo. Oh, bellissimi. Chissà, sì. Che musica, Uno oppure, scampanellata continua. Oppure anche le bambole antiche di porcellana, stemmi araldici, non so, farfalle neozelandesi. Sono tutte delle bellissime collezioni. Mummie babilonesi, belle. Togli la fascia, pensa. Sì, sì. Ma io però pensavo qualche cosa di più creativo, ecco. Scotch. Grazie. Per esempio, potrei mettermi a dipingere dei quadri. Perché non comincia col dipingere le pareti? Signora, voglio fare il pittore, non l'imbianchino, sa io. Guardi che dentro di me c'è un grande artista, sa. E allora se lo tenga ben stretto dentro, non lo faccio uscire. Ah sì, la mettiamo su questo piano? Ora sa cosa le dico? Io l'artista lo libero subito, anzi lo scateno, guardi. Scotch? Troppo. Ferme, ferme bambine, che mi vengono gli angeli vostri. Una bella collezione di francobolli, pulita, poco ingombrante, signorile. Mai! L'umanità è in attesa delle mie opere. Lei dovrebbe ringraziare il cielo di avermi reso cosciente della mia arte. Cielo, ti ringrazio. La prossima volta non ti devi scomodare, però. No, non siete. Ah, ferma, che perdo l'ispirazione. Sì, signora Norma, per piacere, hanno sete, porta lei dell'acqua alle bambine. La buona samaritana va a prendere l'acqua per gli angioletti. Grazie, signora. Nonno, credo che per questo quadro dovrei pagare un supplemento. Oh, bambine, non mi pare che ve ne state un po' troppo approfittando, eh? Il lavoro va rispettato, quindi bisogna farselo pagare. Ce l'ha insegnato tutto. Sì, ma dell'importanza del volontariato. Grazie. Non vi ho mai detto niente. Oh, ma che puzza di vernice. C'è la vernice. Contare il disordine che mi provoca questa sua botta di ispirazione. Io gliel'ho detto, però, questi non sono hobby da svolgere in casa. Ma questo non è un hobby, questa è arte. Tormento ed estasi. A me l'estasi, a lei il tormento. Perché quando ha finito non va a dare una botta di vernice anche in cucina? Guardi che lo faceva anche Van Gogh. Io sono Van Felix e certe cose non le faccio. Grazie ai miei dipinti il suo volto verrà riconosciuto in tutto il mondo. Ma perché quella lì sarei io? Sì, lo dipinto a memoria. Lei le piace? Oh, mi toglie molte illusioni estetiche. Sì. A me sembrava così somigliante. Mi pare che di somigliante c'ha solo gli occhiali. Ma l'ho fatto apposta, la prima Madonna con gli occhiali esistente al mondo. Questo. Hanno gli occhiali anche gli angioletti. Beh, se ha gli occhiali la Madonna è giusto che devono averli anche gli angeli, no? Siamo all'inverno. Io insisterei per la collezione di campanellini d'argento. Occupano meno spazio. Su questo devo darle ragione. Qui comincia ad esserci un certo affollamento di persone e di quadri. Devo telefonare allo sgombero cantine. Siamo poco spiritosi oggi, eh? E allora lei come pensa di risolvere questa invasione? Metterò i quadri in vendita. Soffrirò, ma non vedo altra soluzione. Poi, se si è sparsa la notizia. Bambine, bussano, andate ad aprire. Non è la porta, è la finestra del terrazzo. Sì? La finestra del terrazzo? Chi può essere? Signora Norma, le spiace dare un'occhiata a lei? Sì. Mi piace poco questa cosa. La Madonna con gli occhiali. E si lamenta. Buonasera.
È permesso? È permesso, si può? Scusi se disturbiamo. Prego, cara, io capisco che l'ora non è quella giusta. Ma noi siamo i nuovi vicini di casa. Sì, abbiamo il terrazzo in comune. Ah, siete quelli oltre la siepe? Sì. Spero di non disturbare. Spero anch'io. Ma che meraviglia. Che cosa posso essere più utile? Beh, ma hai visto che mi permette? Scusi, come? Siamo appassionati. Ma che meraviglia, ma guarda questi quadri, Claudio. Ma ti ricordi, ne avevamo uno simile in Villa Luino. Ma anche a Courmayeur. Sì. Sì, noi amiamo molti quadri. Noi siamo amanti della pittura. Ah, sì. Sì, no, sì. No, è finito l'orario contrattuale. Noi andiamo a cambiarci. Sono le mie nipotine. Oh. Due diavoletti, nonostante siano vestiti d'angioletti. Simpatica. E la signora, immagino, è sua moglie. Dio ne guardi. Sono la governante, lo so fino a quando. Fino a quando? Fosse per me sarebbe già in casa integrazione. Permette che mi presenti Roberto Maria Galimberti, la mia signora. Io sono Andrea Claudia Malvigli in Galimberti. Sì. Ma in quanti siete? No, perché tutti questi nomi mi confondono un po' le idee. Dunque, lei si chiama Maria. Sì. E la signora Andrea. Sì. Ecco, senta, le spiace se la chiamo Roberto. Oh, certo. No, perché Maria mi fa un po' impressione. Invece lei è il signor? Felice, Felice Malinverdi. Per gli amici, Felix. Aha. Come il gatto. Pittore per hobby, naturalmente. Ah, pittore. E lei, dunque? Ma chi l'avrebbe detto, eh? Sì. Perché dal vestito quella sembra un vigile urbano. Simpatico. E comunque, Claudia, io credo che possiamo anche andare a togliere, sì, il disturbo, perché mi sembra che qui di celeste nemmeno l'ombra. No. Come c'è celeste? È il mio colore preferito. Guardi che roba, però uso anche il rosso, giallo dipende, ecco. No, ma cosa ha capito? No. Noi pensavamo, stiamo cercando, sì, celeste la nostra persiana blu e speravamo che lei l'avesse vista. Ecco. La persiana blu? Sì. Io ho visto solo tapparelle verdi, tutto il condominio c'ha le tapparelle verdi. No, celeste è la nostra gattina ed è persiana. Sì, sì, sì. Ah, ed è blu. No, è grigia, ecco. Ma si chiama blu. Sì. Momento. Se la persiana grigia si chiama blu, celeste, chi lei? Ma la nostra gattina! No, qua ci rinuncio. Lui è Maria, lei è Andrea, la gatta è grigia però si chiama blu e voi cercate celeste. Ma vi sentite bene? No, signor Felice, noi pensavamo che, siccome è l'ora della pappa, che la nostra vicina fosse venuta qui da voi, da casa vostra, dallo canto esce un profumino. Anche adesso, sa, mi sembra di sentire lasagne. Arrosto di vitello al vino bianco. Carciofi alla Giudea. Ecco, avete dimenticato solo la Macedonia, poi è il menù di questa sera. Comunque io voglio tornare su questi quadri che trovo, sì, meravigliosi. Geniali, un tocco, una leggerezza, che delicato. Come no. Anzi, mi viene un'idea. Cosa, cara? Noi dobbiamo presentare il signor Malinverni, sì, al dottor Giulietti. Il dottor Giulietti? Chi è? Il dottor Giulietti. Ah, sì, è un nostro caro amico, un grande critico d'arte. Sì. Oh sì, sì, noi siamo carissimi amici, sì, sì. E lui ha i clienti più ricchi d'Europa. Ma davvero gli piacciono i miei quadri? Oh, Simondo. Sì, 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 sì. Senta, mi è venuta un'idea. Perché non state qui a cena? Che ne parliamo un po'? No, assolutamente non posso permettere questo. Non posso. No, Roberto, non possiamo mortificare il signor Malinverni. Hai ragione, grazie, accettiamo. Guarda, sì, allora, ci mettiamo una cosina più comoda. Sì, passiamo dal balcone. Prego, dal balcone. Perché è comodo, no? È comunicante, allora. A dopo. In un attimo siamo pronti a arrivare. A dopo, grazie. Celeste. A dopo. Ecco, mi piacciono quelli che non si fanno pregare. Ecco. Signora Norma, lei stasera deve farmi vedere cosa sa fare, eh? Se diventiamo amici dei due ricconi, ho risolto il problema dei quadri. Arredo tutte le ville d'Europa. Ho i miei dubbi. Signora Norma, se non le piacciono i miei quadri, abbia il coraggio di dirlo. Non mi piacciono, lo dica. Non mi piacciono i suoi quadri. Ecco, non mi piacciono neanche quei due, però. Invece a me quei due piacciono. E a me non piacciono. E a me sì. A me no. A me sì. A me no. A me sì. E a me no. Pronto, Roberto? Robertone, allora, cosa fate? Venite stasera? Oh, avrete mica altri impegni? No, eh? Ah, beh, volevo ben dire io. Ah, sì, dai, non c'è due senza tre. Anzi, nel nostro caso non c'è sette senza l'otto. Poi al ristorante Malinverdi si mangia bene, eh? Beh, ora venite, sono contento. Grazie Roberto, ci vediamo stasera. Pittore, ti voglio parlare. Mitri dipingi un altare. Non son che un... Oh. E c'era anche ieri.
Venga, venga, Nino. Eccomi. Mettiamo tutto in cucina. Arrivo, arrivo. Ecco, si accomodi. Grazie. Ecco qua. Eccoci qua. Da un po' di tempo vi sto portando su il doppio della spesa. Ma per caso state facendo una cura ingrassante? No, solo qualche invito a cena. A proposito, Nino, senta, ha presente questi inquilini nuovi che stanno qui confinanti sul nostro terrazzo? I Galimberti? I Galimberti, sì. Che gente è? Ah, sono bravissimi a fare gli invitati. Perché? Si sono fatti invitare a cena pure da voi? Eh sì, il signor Malinverni li trova simpaticissimi. Ah, stanno simpatici a tutti i condomini, sa? Si sono fatti invitare da tutti. Volevo ben dirlo. Che mestiere fa lui? Non lo so, pensi però che sono sempre senza soldi. Ah, attenzione, io lo dico perché ormai lo sanno tutti, altrimenti non mi permetterei. Ah, lo so, lei è la discrezione in persona, piuttosto che parlare male di uno, parlare male di tutti. Vada avanti, Nino. Pensi che devono dare 300.000 lire al negozio di alimentare qua sotto e non riescono a darglieli. Addirittura. Gliel'assicuro, nessuno vuole fargli più credito. Poveretti, almeno da mangiare lo trovano, quello. Vabbè, vada, Nino, perché ormai si è fatto tardi. Sempre a disposizione, signora Norma. Prego. Buongiorno, signor Felice. Buongiorno, Nino, buongiorno. Col buon vento. Ho dato una mano alla signora Norma a portare sulla spesa. Ah, ecco. Però sto scappando. Sì, no, non scappi, vada piano. Non si scomodi, io conosco già la strada, stia non tranquillo. Mi scomodo, meno male che la conosci. ha preso tutto? Tutto quello che c'era sul biglietto. Bene. Bene, così mi metto subito ai fornelli. Ecco. Cosa ha invitato a cena anche stasera i Galimberti? Sì, sì, li ho convinti a venire. Oh, immagino che avrà fatto una gran fatica. Cos'è questo tono ironico? Ho capito, sa, perché i Galimberti non le piacciono, sa? Ah, sì? Sentiamo il perché. Perché loro pensano che io sono un grande artista. Secondo me loro pensano che lei è un gran mecenate. Cosa vuol dire? Niente. Solo l'avverto che i Galimberti, sempre secondo me, sono più interessati alle sue cene che alla sua arte. Questa è una bugia. Ma lo sa che lei è una pensamale? Pensa male che ci indovini. Certo, lei fa come quel tale che tutti i giorni diceva domani piove, domani piove, domani piove. Finalmente dopo un mese è piovuto, lui tutto contento. Visto che ho indovinato, è piovuto, capirai, era un mese che lo diceva, sto imbecille. Pensi come vuole, comunque uomo avvisato. Mezzo inguaiato. Ho paura di sì. Io brindo all'amicizia con due vicini ricchi e simpaticissimi. E io brindo a tante cene qui da voi che devo dire si mangia benissimo. Soprattutto si mangia. Ecco il caffè. Che aroma! Ma la Norma è imbattibile con il caffè. Troppo buono. Certo che è un piacere invitare a cena voi due. Sembra proprio che come mangiate qui non mangiate da nessuna parte. Ma proprio così sa la verità, mi creda. Io le credo senz'altro. A proposito, signor Felice, volevo sapere, ma il suo quadro l'ha terminato? Come no? Adesso glielo faccio vedere. Sono curioso di vederlo. Attention, please. Voilà! Ma è bellissimo. Oh, è splendido, guardi, incantevole. Se pensi che ne ho fatto un altro con le lenti a contatto. Ma davvero mi piace. Ma certo, cioè, per me è il migliore della sua produzione, bello, vero Claudia? Molto bello. Se vi piace tanto, perché non lo comprate? Guardi un assegnino e ve lo portate a casa. Ma, signora Norma, per caso si è licenziata come governante e si è riassunta come mio agente? Io lo faccio per loro, sa, perché poi lei lo vende e loro restano senza. Beh, per ora questo rischio non lo corrono. Come genio sono ancora incompreso. No, noi la comprendiamo bene. Benissimo. Sì, sì. Però vede, se noi acquistassimo il suo quadro, non sapremmo proprio dove metterlo. È vero, Roberto? No, non sapremmo proprio dove metterlo. No. Ma perché? Perché non lo mettete nella villa di lui? No. No. Ah, l'avete venduto.
indotta. Ma l'ho indotta? Lei come lo sa? Lo so. Beh, sì, però, guardi, il lago è tanto triste. Sì, ha ragione, tristissimo. È triste, oh, sì. Ma starebbe bene anche nella villa di Courmayeur. Perché hanno una villa anche a Courmayeur. Ma diavolo, chi non ce l'ha una villa a Courmayeur? Io non ce l'ho. Sì, ma vede, la villa di Courmayeur è un stata po'... stata venduta. Ma hanno aperto un'agenzia immobiliare compra e vendita di ville. Sì, più o meno così. Solo che con la vendita di tante case avete una bella sostanza da parte, vero? Beh, sì, cioè abbiamo, ma sa com'è, signora Norma? Si gioca in banca, in borsa, azioni, obbligazioni, e il contante... Si blocca. Ecco, si è bloccata la sostanza. Hanno avuto il blocco, ecco. Ci vorrebbe uno sblocco. Ecco, a proposito, che bestia, quasi viene dimenticato. Lo sapete che ho conosciuto oggi per puro caso? No. Il dottor Giulietti. Chi? Giulietti, ve lo ricordate? Me ne avete parlato voi, vostro amico, mercante d'arte. Giulietti. Adesso lo ricordate. Ha detto di salutarvi. A noi. Sì. Certo, ha anche detto che gli avete parlato tanto bene di me. Sì. Non è tutto, il bello quando ho visto i miei quadri ha voluto subito comprarne uno. Ma dice sul serio? Certo che dico sul serio. E sapete quanto me lo ha pagato? No. Così. 300.000 lire. Che 300.000? 3 milioni. E siccome al mediatore tocca il 10%, a voi spettano 300.000 lire. A noi 300.000 lire? A noi due? Signor Malinverdi? Sì, signora Noro. Senta, permesso. Volevo dirle una cosa qui dell'argenteria che ho notato. L'argenteria, scusa la gara. Posso darle un piccolo consiglio? No, grazie. Ma si rende conto chi sono questi? Che questi due sono due scrocconi, sì? che hanno una bella faccia tosta. Sì. Certo che l'ho capito. C'ho mica scritto tiro il piccione, sa cosa. Però mi sono simpatici. E le 300.000 lire gliele do lo stesso, va bene? Contento lei, si è ossidato qui nella pista. Signor Roberto! Sì, signor Felice. Ecco qua. Saldo i debiti, 300.000 lire. No, ma che debiti? No, io non posso accettare. Non voglio essere mortificato, non posso accettare. E invece sì. Grazie, signor Felice, e stia tranquillo, perché appena la situazione si sblocca... Ah, lo so, appena la situazione si sblocca... Non li rivede più. Non li rivede più. Signora Norma... Intanto quelle 300.000 lire lì sono perdute. E poi cosa crede, che con 300.000 lire si sblocca il blocco? Intanto cominciano a sbloccare il conto agli alimentari qui sotto. Ma lei come faceva a sapere che hanno il conto con gli alimentari? Signora Norma, ma crede che il nostro portiere, Nino, parli solo con lei? Quello lì è il Gazzettino Padano, signora Norma. Senta, io non riuscirò mai a capirla, lei. Ecco. Sa che sono degli scrocconi, gli dà anche i soldi. Noi artisti siamo fatti così, andiamo simpatie, dito. Meglio uno scroccone simpatico che un perbene antipatico. Ah, se lo dice lei. Certo che lo dico io. E poi si fidi, guardi, quei due in fondo sono dei bravi ragazzi. Forbici, per favore. Ecco qua. E poi adesso cosa se ne fa di tutta questa roba? Questa roba qua, la regalo tutto a Galimberti. Sì. Che la mettano nella loro villa. Se non ne hanno di villa. Appunto, così imparano. Beh, dico, una piccola punizione ci vuole, no? Perché lo so, sa, i miei quadri sono solo una punizione. Ah, su questo non ci piove proprio. Carina. Senta, vuole accettare un mio piccolo regalino? Suo regalino? Sì. Grazie, signora Norma. Cosa l'è? Poi lo guarderà con calma. È un album per la collezione di francobolli. È un hobby meno creativo, ma insomma meno, più interessante. E soprattutto meno costoso, grazie signora. Ma perché la pittura è costosa? La pittura no, ma i Galimberti sì. Signora. Troppo carino.